Presidente, ricordo a me stessa le parole del ministro Cartabia quando era presidente della Corte Costituzionale e diceva che non esiste un diritto eccezionale per tempi speciali. Esiste la bussola della Costituzione come possibilità che abbiamo di navigare in mari tormentati come quello della pandemia da Covid-19. Rispetto a quelle parole dell'oggi ministro Cartabia, mi sembra che noi siamo ad osservare una totale continuità con il governo Conte. Speravamo, auspicavamo una discontinuità. E invece con questo emendamento vogliamo rimettere al centro della vostra attenzione, casomai l'abbiate dimenticato, che non si possono conculcare libertà fondamentali come la libertà alla circolazione, la libertà all'impresa, attraverso un atto meramente amministrativo quale è il DPCM. Non si può. In più situazioni abbiamo sottolineato come la dialettica parlamentare, il confronto parlamentare sono lo strumento che deve essere promosso per condividere il governo, per condividere la gestione di questa situazione pandemica. E invece ciò che osserviamo è una totale continuità. Dopo aver visto la permanenza, la conferma di ministri importanti come il ministro Di Maio, come la ministro Lamorgese, come il ministro Speranza, che così tanto ha contribuito nel fallimento della gestione della pandemia e in particolare in questa gestione anche dei vaccini, continuiamo a vedere la continuità dei DPCM e questo governo Draghi inaugura per l'ennesima volta i suoi lavori d'aula attraverso un atto amministrativo, la sanatoria di un atto amministrativo e quindi la conversione di questo decreto legge. Con questo emendamento Fratelli d'Italia vuole chiedervi di smettere di prevedere emendamenti come quelli attraverso i DPCM e prevedere quindi la cancellazione di quella previsione nel lontano decreto legge numero 19 che aveva consolidato la prassi degli atti amministrativi come modo per negare il confronto parlamentare. Lo rimettiamo nelle nostre mani per prendere un impegno, per modificare la legge e per far sì attraverso questa modifica e l'accoglimento dell'emendamento che non si abbia più a vedere in quest'Aula un DPCM sanato e quindi un decreto legge che lo converte. Non è più possibile, quindi chiediamo di poter votare a favore di questo emendamento. Le promesse non sono bastevoli perché tradite le promesse fatte ad ogni piasso spinto e quindi vi chiediamo di poter votare a favore, di accoglierlo, così da rendere per legge annullabile i DPCM, così da rendere per legge negata oltremodo questa previsione di atti amministrativi che continuano a negare la libertà costituzionali e il dialogo e il confronto parlamentare. Sarebbe di buon auspicio, quindi rimettiamo a quest'Aula la votazione e vi chiediamo di votare a favore. Grazie. Grazie a lei, deputata Bellucci. Ha chiesto di parlare a titolo personale il deputato Butti. Ne ha facoltà. Un minuto. Sì, grazie Presidente. A sostegno di quanto diceva poco fa la collega Bellucci, perché non si possono vietare, limitare, modificare le libertà degli italiani come è accaduto in questo anno di pandemia, magari farlo all'ultimo momento utile, quindi senza consentire anche l'organizzazione della propria vita e del proprio lavoro con un DPCM. Certo, è uno strumento rapido anche perché dipende da una persona sola e quindi non c'è collegialità, ma in questa fase, che purtroppo è una fase assai prolungata, abbiamo bisogno di trasparenza, di collegialità, in una parola sola abbiamo bisogno di discontinuità. E poi un richiamo alla coerenza di tutto il Parlamento, in modo particolare di qualche settore.
il DPCM, concludo, era un golpe giuridico con Conte. Beh, lo stesso è con Draghi, quindi non c'è solo la questione del merito che noi contestiamo, c'è anche la questione del metodo, e fino a poco fa eravamo in buona compagnia. Grazie. Ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Cirielli a titolo personale per un minuto. Non è in aula, si intende decaduto. Ha chiesto di parlare il deputato Deidda. Un minuto a titolo personale, prego. Grazie Presidente, con coerenza continuiamo a contestare quell'abuso dei DPCM, vietare le libertà dei cittadini, continuare, non si fanno più di notte, magari si fanno i pomeriggi di mattina, ma non cambia la sostanza. Andavamo contro il governo Conte, andavamo sia contro il governo Conte 1, il Conte 2, e non ci sembra il caso di continuare. Avete promesso il cambiamento, questo cambiamento non si vede. Non lo vedono le attività chiuse, non lo vedono i cittadini, che non so se ve ne siete accorti, nelle piazze, nelle strade non vi credono più. Nelle piazze, nelle strade ormai si ribellano a queste imposizioni, e chi ci passa? Ci passano i cittadini onesti, ci passano le forze dell'ordine, che devono contenere la rabbia e la disillusione di tanti cittadini. Voi state allontanando le persone dalle istituzioni e dalla politica, e noi con orgoglio ci tiriamo fuori e diciamo che noi con questi DPCM, con questo modo di agire, non c'entriamo niente. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Del Masso delle Vedove a titolo personale per un minuto. Eccolo, sta entrando. Sta entrando, quindi aspettiamo che prenda posizione. A lei la parola. Grazie Presidente, ancora una volta Fratelli d'Italia richiama l'intero emiciclo al concetto di una norma, di una normativa per affrontare la pandemia che non sia a singhiozzo e contrassegnata da DPCM che erodono diritti financo di rilevanza costituzionale del popolo italiano senza un reale confronto all'interno della Camera dei Deputati. Si era detto che soprattutto su questo fronte si sarebbe segnalata una netta discontinuità, non crediamo che la netta discontinuità si possa intravedere e soprattutto valorizzare per il tramite di DPCM che probabilmente intervengono non più a ridosso di qualche ora dalla loro applicazione, ma a ridosso di qualche giorno dalla loro applicazione. È il metodo che è profondamente sbagliato, è un metodo che incide soverchiamente su diritti di rilevanza costituzionale del popolo italiano. Pretendiamo un confronto serio per chiederci se questa nazione debba essere chiusa per DPCM o debba essere riaperta con sicurezza per il tramite di una vera proposta parlamentare. Grazie. Ha chiesto di parlare deputata Ferro a titolo personale per un minuto, prego, a lei la parola. Deputata Ferro. Sì. Grazie Presidente, per sottolineare che insomma il parere contrario rispetto a questo emendamento di buonsenso sinceramente ci lascia ancora una volta interdetti rispetto a quelle che sono contenute all'interno del testo come motivazioni e come più volte anche sollecitato rispetto ad un tema che riguarda ovviamente la parte della materia e delle disposizioni sull'emergenza da affrontare. È chiaro che chiediamo al Governo di poter ripensare, di poter in qualche modo accelerare la possibilità di una proposta che nasce dall'opposizione, una proposta che in qualche modo più volte è stata anche sostenuta in tutte le sedute di commissione e che non vede sicuramente una motivazione chiara a questo diniego. E allora io ovviamente anche a nome e per conto dei colleghi di Fratelli d'Italia sono qui a chiedere ovviamente al Governo un ripensamento, quel ripensamento che credo
sia stato anche molte volte non fatto in tanti provvedimenti che poi hanno causato quello che in qualche modo è stato il fallimento totale nell'affrontare, devo dire, una materia così importante in un momento così delicato. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Foti per un minuto a titolo personale, ne ha facoltà. Signor Presidente, l'emendamento in esame ha il pregio di riproporre in questa sede le stesse critiche che vennero sviluppate con un articolo decisamente importante da parte del professor Cassese, il quale ebbe chiaramente a rilevare come l'utilizzo di un provvedimento amministrativo per provvedimenti che possono essere adottati ma con atti che hanno forza di legge è una prassi che non solo contrasta con ogni e qualsiasi norma costituzionale, ma soprattutto contrasta con il buon senso. Noi abbiamo atteso con fiducia di poter leggere il decreto del primo governo Draghi, chiamiamolo così, e abbiamo notato che non è cambiato assolutamente nulla, se non sono stati invertiti il numero degli articoli. Il contenuto è rimasto lo stesso. La ragione è evidente, nulla è cambiato. Conclude. Perché nulla doveva cambiare, diversamente questa maggioranza non sarebbe esistita. La ringrazio. Ricordo che gli interventi a titolo personale hanno una durata di un minuto, quindi prego gli oratori a organizzare bene il proprio tempo. Ha chiesto di parlare la deputata Frassinetti, ne ha facoltà. Presidente, colleghi, se il mio professore ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica mi avesse interrogato e gli avessi risposto che con un DPCM si sarebbe potuto comprimere le libertà costituzionali, mi avrebbe mandato via senza neanche darmi il voto. Quindi per me questo è un pensiero molto, che mi viene molto, molto facile, ma in questo anno invece abbiamo visto che nonostante le affermazioni di costituzionalisti si va avanti ancora su questa strada, comprimere i diritti. Si diceva, qualcuno diceva nello scorso governo, diritti costituzionali calpestati, e noi riprendiamo e condividiamo quella frase. Si calpestano il diritto di circolazione, di riunione, l'articolo 41, la libertà di iniziativa economica con un atto amministrativo. Quindi, riepilogando, è assurdo continuare in questo modo facendo finta di niente e agendo in modo anticostituzionale. La ringrazio. Ho chiesto di parlare il deputato Marcello Gemmadone, a facoltà. Un minuto. Prego. In arrivo dal transatlantico. A lei la parola, deputato Gemmato. Grazie Presidente. Nel minuto a mia disposizione a titolo personale lancerò evidentemente soltanto dei titoli che poi svilupperò in un emendamento simile a quello in analisi, che in realtà anche in parallelo parere contrario da parte del Governo e che affronta la stessa materia. Ovvero il fatto che noi in tema di straordinarietà stiamo utilizzando i DPCM non soltanto per coartare e limitare la libertà degli italiani, ma anche per gestire il fenomeno pandemico. La riflessione che io porto all'Aula, non soltanto in tema in punto di diritto, ma anche in tema politico e risolutivo, è servito l'utilizzo dei DPCM in tema di libertà che restringono le libertà individuali, è servito a fronteggiare la pandemia da coronavirus? Oggi noi ci troviamo di fronte al più alto tasso di mortalità al mondo, ci troviamo di fronte
a una crisi economica che sta attanagliando la nostra nazione. Ed evidentemente gli strumenti che noi abbiamo messo in campo e che abbiamo immaginato, concludo Presidente, sono inefficaci. Per questo noi chiediamo un voto positivo a questo emendamento. Ha chiesto di parlare la deputata Ilenia Lucaselli per un minuto a titolo personale, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io credo che la battaglia solitaria che in questo momento fa Fratelli d'Italia su questo emendamento non possa che lasciare basiti, atteso che si parla di diritti costituzionali di cui questa Assise pure dovrebbe farsi carico, e invece continuiamo a vedere una continuità preoccupante rispetto all'utilizzo di un atto che evidentemente aveva una sua ragion d'essere, probabilmente noi non l'abbiamo mai condiviso, ma nell'emergenza probabilmente aveva una sua ragion d'essere, evidentemente a distanza di un anno, e oggi mi pare che ricorra proprio l'anniversario del primo lockdown al quale l'Italia è stato sottoposto, a questo punto è ultroneo rispetto alle esigenze del Paese. Questo Paese ha bisogno di dibattere all'interno di quest'Aula di quelli che sono i provvedimenti da prendere in favore di tutti i cittadini. È una nostra responsabilità, non è soltanto una responsabilità del governo, per cui ribadiamo e rimarchiamo con forza la necessità, e ripeto, rimaniamo assolutamente esterrefatti dal fatto che questa battaglia ormai viene condotta in solitaria dal gruppo di Fratelli d'Italia, nonostante soltanto poche settimane fa era in realtà una battaglia condivisa, e ora invece ci ritroviamo in solitaria a portare avanti il rispetto dei diritti costituzionali, della Carta Costituzionale, ma soprattutto il rispetto dei nostri cittadini, degli italiani che in questo momento dovrebbero ritrovare all'interno di questa Assise la propria rappresentanza e quindi anche la possibilità di esprimere la propria voce. Noi rappresentiamo il popolo e in virtù di quel mandato che ci lega al popolo non possiamo esimerci dal discutere nel merito. Grazie. Chiesto di parlare il deputato Ciro Maschio per un minuto a titolo personale, ne ha facoltà. Prego, lei la parola. Grazie Presidente, questo emendamento è semplicissimo. Propone di sostituire la parola DPCM con le parole leggi o atti aventi forza di legge. È di una semplicità elementare a fissare un principio fondamentale, che cioè i diritti costituzionali fondamentali dei cittadini non possono continuare ad essere limitati con lo strumento del DPCM, con l'abuso del DPCM, ma devono essere restituiti alla volontà preventiva del Parlamento. Se non accettate questo emendamento significa che volete continuare sia nel merito le chiusure senza nessun buon senso, sia nel metodo l'abuso dei DPCM, tutte le peggiori abitudini che aveva il governo Conte bis. La ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Mollicone a titolo personale per un minuto, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ma non voglio esprimere quello che hanno già espresso i miei colleghi come Fratelli d'Italia. Lascio questo messaggio a Cassese, già citato dal collega Foti, con le sue parole che sono ben più illuminanti, anche a monito dei colleghi del centrodestra oggi al governo. Spero ci sia maggiore rispetto per il Parlamento, per la distinzione tra attività normativa e amministrativa. I limiti alle libertà personali devono avvenire con atti normativi, ma questi sono atti amministrativi. Insomma, secondo Cassese, ad ora manca discontinuità tra Draghi e Giuseppe Conte. Il Premier, come il presunto avvocato del popolo, ha infatti scelto un DPCM. La rappresentanza del popolo, il Parlamento, dà maggiori garanzie al popolo. È un motivo sostanziale, non formale. La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Montaruli a titolo personale per un minuto. A lei la parola. Grazie Presidente. È passato ormai un anno da quando ci avete abituato a restringere le libertà degli italiani e prima di tutti la libertà al lavoro a suon di atti amministrativi con questo strumento che è il DPCM.
E dopo un anno tutto questo non è servito, perché ancora ci state prospettando l'ipotesi di un lockdown, peraltro anche totale. Quindi forse è arrivato il momento che questo governo, che è composto da tantissimi esponenti del governo precedente che hanno occupato quest'anno degli italiani, venga in aula e non con un atto amministrativo ma con una legge composita, articolata, ci venga a dire come pensa di arginare da un lato l'emergenza sanitaria e dall'altro consentire però che gli italiani possano recuperare il proprio lavoro, la propria libertà di autodeterminarsi, di vivere, di cercare il sostentamento, visto che voi non gliel'avete dato. Noi non accettiamo più che le libertà di ognuno di noi, le libertà delle persone che ci guardano con preoccupazione, vengano ristrette con un atto amministrativo come voi vorreste. Grazie. Ha chiesto di parlare, sempre per un minuto a titolo personale, il deputato Osnato. Dove Osnato c'è? C'è? Direi cortesemente, se è possibile, accelerare i tempi per prendere la parola. Sì, io accelererei volentieri, purtroppo siamo seduti fuori e bisogna anche cercare una postazione da cui parlare, Presidente, come lei sa bene. Comunque cercheremo di essere il più repentini possibile. Vede, tornando all'emendamento, c'è stato... Non so, chiedo scusa se la interrompo, non so se è il caso di organizzare magari la presenza dei deputati di Fratelli d'Italia in aula. O magari mettere di nuovo la postazione centrale per parlare, perché anche questa potrebbe essere un'intuizione, non è che... Prego, prosegua. Sì, chiedo scusa, si è aperto un dibattito sulla opportunità di fare le liste o meno. Beh, Presidente, tornando all'emendamento, io credo che quando spesso ci si richiama alla responsabilità, bisogna anche fare in modo che la responsabilità si possa tradurre e trasporre in atteggiamenti politici conseguenti. Bene, io non credo che il DPCM sia il momento di massima condivisione di responsabilità delle forze politiche che siedono in quest'Aula. Credo che qualcuno intenda la responsabilità con una pedissequa obbedienza a diktat o a indicazioni che vengono dagli altri. E allora noi crediamo che bisogna modificare questa tendenza. Avevamo capito che c'era una necessità di discontinuità rispetto all'attività dei precedenti governi, invece oltre a una continuità di persone, c'è una continuità di strumenti, c'è una continuità di metodo, c'è una continuità di merito. Abbiamo visto anche che era stata invocata una maggior sobrietà nelle dichiarazioni anche di membri di comitato tecnico scientifici o altro. Bene, forse non li vediamo più in televisione, ma continuano a uscire, e concludo, veline in cui si minacciano lockdown, chiusure e altre cose. Credo che se si è deciso di non parlare, non si parli e si faccia invece discussione seria in quest'Aula. Grazie. Grazie a lei, deputato Osnato. Deputato Foti? Ha già parlato sull'ordine dei lavori? Sull'ordine dei lavori. Prego. Sì, signor Presidente. Anzitutto volevo ringraziarla a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per la sua sensibilità nell'aver colto un problema che noi abbiamo rappresentato al Presidente della Camera, che rappresentiamo in Aula, e cioè il fatto che essere oggi su tre sedi per un gruppo che è all'opposizione e che intende intervenire ovviamente finisce per rallentare i lavori d'Aula. Non dico soltanto che è una difficoltà anche di seguire, come nel caso di specie, nonostante noi abbiamo dato tutta la lista ai nostri parlamentari che devono intervenire, ma lei comprenderà meglio di me che prima uno vota e poi può accedere a parlare. Diversamente, nel caso di specie, noi abbiamo cercato di tenere in aula alcuni deputati che interverranno, ma vi è anche un secondo problema, che anche altri deputati devono rimanere in aula avendo il ruolo di segretari d'aula, di capogruppo, di vice capogruppo e quant'altro. Quindi io mi auguro che lei, anche per il tramite della sua autorevolezza,
possa intervenire con il Presidente della Camera e anche con gli uffici per far comprendere che non è un ragionamento di voler essere di più o diversi dagli altri, ma di funzionalità della Camera dei Deputati. La ringrazio comunque per le sue osservazioni, sicuramente ragionate e pregnanti. Comunque, se è stato interpellato il Presidente della Camera, sicuramente ci sta ascoltando e ci darà una risposta nelle sedi proprie. È il turno del deputato Emanuele Prisco, sempre a titolo personale, e quindi sempre per un minuto. A lei la parola, deputato Prisco. Sì, grazie Presidente. È evidente che questo emendamento riporta a una lunga discussione di qualche mese fa, quella lunga discussione che quest'Aula ha affrontato sulle libertà fondamentali che non potevano essere regolate o conculcate per tramite di atti amministrativi. Non c'è diritto speciale anche nei tempi di eccezionali di emergenza, diceva l'allora Presidente della Corte Costituzionale, oggi Ministro della Giustizia, ma lo dicevano tanti illustri giuristi, riportando l'attenzione di questo Parlamento al fatto che non si potessero regolare e trattare le libertà personali con atti amministrativi, ma dovessero essere regolate e trattate da atti aventi forza di legge, e che di questi se ne doveva occupare il Parlamento eletto dagli italiani per rappresentarli e non un atto amministrativo. Non dico niente di nuovo all'attenzione dei colleghi, rappresentando, e concludo Presidente, che se il Governo intende assumere atti di urgenza ha uno strumento ben preciso per farlo, che è quello del decreto legge. Quindi l'invito ad accogliere questo emendamento e per riportare nel novero della Costituzione anche questo ennesimo atto di prevaricazione. Ha chiesto di parlare sempre a titolo personale il deputato Silvestroni. Intanto stiamo cercando di provvedere per velocizzare un po' i nostri lavori. Prego, deputato Silvestroni. Grazie Presidente. Ma appena insediato questo governo, lo slogan era discontinuità, cambio di passo. Vede Presidente, noi di Fratelli d'Italia siamo rimasti all'opposizione, anzi siamo convinti di rimanere all'opposizione, però speravamo in un Draghi 1 e non in un Conte Ter, perché se non c'è discontinuità sui DPCM, soprattutto quando facciamo o fate DPCM che limitano la libertà degli italiani, e allora qui doveva esserci il cambio di passo, la discontinuità. Se non approvate questo emendamento non c'è discontinuità, e allora era meglio il Conte Ter a questo punto. Grazie Presidente. Grazie. Non ci sono altri interventi, dunque pongo in votazione.